In questo video vivrò un giorno come quello che oggi è l'uomo più veloce del mondo. 24 ore come Marcel Jacobs. Ragazzi, sveglia alle 6:30, anche stamattina. E se ieri ero entusiasta all'idea di fare una giornata da Marcel Jacobs, stamattina la voglia non è tanta. Vediamo se mi torna dopo colazione. Per quanto riguarda la colazione di Marcel, si sa che per un lungo periodo della sua vita la saltava, anche perché si svegliava molto tardi. Perché magari tempo fa mi svegliavo tardi, facevo poca colazione, quindi diciamo non ero proprio un amante del mangiare la mattina. Adesso il mio corpo si sveglia da solo per richiedere il cibo. Poi, in vista delle Olimpiadi, ha iniziato a regolarizzare la sua routine, modificando sia la sveglia, svegliandosi prima, e anche le proprie abitudini alimentari, tra cui proprio questo che è il pasto principale della giornata. Bene, da settembre a questa parte ho iniziato proprio a seguire una dieta ferrea. Non sappiamo di preciso che cosa mangia Marcel, però sappiamo che fa una colazione sana e bilanciata, che lo prepara poi per il primo allenamento della giornata. Io, non sapendo che cosa mangia, mi sono fatto un cappuccino proteico, mangio un po' di frutta e qualche galletta con burro di cocco e miele. Ha corso i 100 metri in 9 secondi e 77, diventando campione olimpico e stabilendo il record europeo. Ha vinto un'altra medaglia d'oro nella staffetta 4%, diventando il primo italiano nella storia a compiere un'impresa simile. Attualmente i numeri parlano chiaro, è l'uomo ad oggi più veloce al mondo. C'è chi dice che abbia degli allenamenti segreti, c'è chi dice che riesca a fare tutto questo grazie al suo sangue mezzo italiano e mezzo americano. C'è chi dice che il suo vero segreto sia stato il lavoro con una mental coach di cui parla spesso. Io non lo so, ma quello che so è che per compiere un'impresa come questa bisogna dedicare tutta la vita allo sport, ogni giorno della propria vita. E dato che ormai avete capito quanto io sia ossessionato dallo sport e dal movimento, voglio fare questo esperimento. Jacobs inserisce spesso nei suoi allenamenti una pratica che lui stesso chiama lo sciacquagambe. Che cos'è lo sciacquagambe? Si tratta di fare 10-12 allunghi progressioni sgaloppate di circa 120 metri a quella che è una velocità blanda. Dimenticavo, blanda per lui vuol dire circa 14-15 km orari e io farò lo stesso. Partiamo con la prima. Decima, drone, andiamo? Sciacquagambe andato alla grande, 12 allunghi, fino a 15 km orari vado facile anch'io, ma questo per Jacobs è solo un riscaldamento. Adesso si inizia a fare sul serio con lavori sulla velocità, partenze e un po' di slitta. Si lavora sulle partenze ai blocchi, non ho i blocchi, ma cerco di fare un buon lavoro e prendere confidenza con le partenze. Le partenze sono fondamentali per questo tipo di disciplina. Pensate che Marcel ha lavorato per 5 anni per correggere di millimetri la postura dei suoi piedi in fase di spinta, che gli faceva dissipare energia proprio nella partenza. E dato che dopo cena anch'io ho una gara importante, ne vado a provare qualcuna anch'io. Ragazzi, mi sono fatto una decina di partenze e sto facendo più fatica a far questi 5-10 metri di catto in partenza che gli allunghi da 120. Certo che resistenza e velocità sono due cose davvero, davvero diverse. Andiamo avanti. Negli anni si fa un grande lavoro di generale, no? In cui si
si prepara l'atleta ad arrivare al massimo della performance. Dopo bisogna lavorare solo sui dettagli, no? Come le macchine da Formula 1. Hanno dei motori pazzeschi, delle aerodinamiche fantastiche, però devi sempre lavorare nel piccolo dettaglio, perché basta una aletta in carbonio fuori posto che la macchina rende meno, e lo stesso siamo noi. Ragazzi, allenamento finito. Finalmente si va a casa perché ho una fame da lupi dopo tutto questo allenamento, e vi faccio vedere che cosa mangia a pranzo Jacobs. Tra l'altro oggi sono fortunato perché è il suo giorno di sgarro e c'è proprio il suo piatto preferito. Ho un pasto libero alla settimana che è la matriciana, perché è un piatto che amo. È irrinunciabile. Che è irrinunciabile. 250 grammi di pasta. Cioè, comunque deve essere un bel piatto, perché sennò non ha senso. Se devo sgarrare, a meno che, certo, che lo faccia nel modo giusto. No, non ci credo, non c'è neanche quello per aprirla, non ci credo. Ragazzi, ma Masterchef pomodoro scelto, ma si può fare una, come si chiama, una lattina che non si apre? Ma io non lo so. Adesso quindi ci ho rovinato la ricetta, io non c'ho neanche quello per aprire i cosi. Me lo chiamo a Paola che ce lo porta, ma porca miseria, spaghetti nel frattempo sono fatti, ma ti rendi conto? Oh, qua arriva il TV, guarda. Guarda Paola, che c'ho gli spaghetti lì, che dopo ho fatto tutto sto casino. Come si fa a usare sta cosa? Cioè, miseria, che fatica la vita. Questa è la laurea in ingegneria, ragazzi, eh. Jacobs parla poco della sua alimentazione, a parte il giorno in cui sgarra, il cheat day, in cui mangia la matriciana, ha dichiarato di avere una dieta molto ferrea e anche basata su prodotti naturali. Inoltre ha dichiarato di bere molta acqua, di arrivare fino a 4 litri al giorno distribuiti lungo tutta la giornata, quindi dà anche una grandissima importanza all'idratazione. E ora se magna! Avete visto, ma ne ho offerta anche un po' al videomaker. E dopo aver mangiato, aver digerito ed essersi riposato a dovere, è arrivato per Jacobs un altro momento davvero importante della giornata, quello del secondo allenamento. Si svolge in palestra ed è fondamentale per la sua disciplina. Andiamo a vedere che cosa fa e quali sono gli esercizi. Allenamento andato, come avete visto Marcel, oltre a manubri bilancieri, usa anche le macchine come leg extension o la pressa. Io, non avendocele nella mia palestrina, ne ho approfittato per fare altri esercizi a corpo libero altrettanto tosti, ve lo assicuro. E tra l'altro un allenamento così mi ha fatto tornare in mente quando a 21 anni, oramai 15 anni fa, mi allenavo alla pista d'atletica e facevo anch'io velocità, non 100 ma 400. Devo dire che dopo l'allenamento in pista di stamattina e dopo questa bella botta in palestra, il corpo lo sento abbastanza pieno, sento che ha lavorato, sono davvero soddisfatto e contento. No, guarda che ha fatto, guarda che ha fatto Jacobs, non ci credo. Dai, ci provo pure io. Oh, vecchioni! Basta
giocare con le macchine, che sappiamo tutti come è finita l'ultima volta, e mi serve intero. Vabbè, dai, faccio la prossima volta. E siamo arrivati alla cena. Jacobs, da quello che ho sentito dalle sue interviste, inserisce l'apporto di proteine vegetali e quindi questa sera mangerò ceci, lenticchie e poi un po' di patate americane, del riso nero e qualche verdura come cavoletti di Bruxelles. Tra l'altro faccio in modo di recuperare tutte le energie perché tra un po' mi aspetta una bella sfida. Devo dire che sono emozionato e ho un po' di ansia da prestazione perché la posta in gioco è alta, ma bando alle ciance, preparo tutto, mangio e ci vediamo tra poco. Finale olimpica dei 100 metri piani con Marcel Jacobs in terza corsia. Veloce! Ma che velocità, ragazzi! Curly, Jacobs e Curly, Marcel Jacobs, campione olimpico! Oltre all'amore per lo sport, con Jacobs condivido sicuramente quello per la famiglia. Per me è davvero qualcosa di prioritario e i momenti passati con loro sono davvero i più belli della giornata. Ora vi lascio con quello che secondo me è il segreto di Marcel e noi ci vediamo al prossimo video. L'atletica nella mia vita mi ha dato davvero tanto, mi ha aiutato molto, mi ha aiutato a essere una persona migliore, più socievole, a essere, far parte anche di un gruppo, perché comunque è uno sport individuale, ma comunque c'è sempre il gruppo con cui ci si allena. Mi ha aiutato a superare periodi difficili, perché comunque ti aiuta a essere determinato, anche se è un infortunio, ad andare avanti, e così nella vita normale, se c'è un problema bisogna superarlo.